Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo appuntamento con i video del paranormale della settimana. Prima di cominciare, voglio ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora guardati. Non dimenticarti di lasciarmi un bel like alla fine del video. Detto questo, cominciamo subito. Dopo aver fatto una seduta spiritica per puro gioco, un ragazzo in casa sua incomincia a sentire degli strani rumori provenire dallo scantinato. Il giovane si fa coraggio, prende la sua telecamera, scende giù e incomincia a registrare. Questo è ciò che ha ripreso. Y se ve todavía un poquito. Qué mierda. No. Sceso nello scantinato, il ragazzo si guarda intorno. Ad un certo punto sente alcuni rumori provenire da un armadio. Il ragazzo all'inizio non nota nulla di strano, ma poi, riportando la telecamera sull'armadio, nota questa strana sagoma nera che rimane invisibile per pochi secondi, per poi scomparire. Il ragazzo va subito a controllare, ma arrivato lì non trova nulla di strano. L'unica spiegazione per quegli strani fenomeni è che il ragazzo ha aperto un portale, quindi ha invitato gli spiriti a entrare in casa sua. Sarà difficile per lui liberarsene. Forse molti di voi conosceranno già il gioco di Charlie Charlie. Questo gioco consiste nel prendere un foglio di carta bianca, fare una croce e mettere sì, sì, no e no ai lati, come potete vedere dalle immagini. Allo stesso tempo si prendono due matite, una sotto e l'altra sopra, e si mettono a croce e si fanno alcune domande all'entità presente in quella stanza. Il ragazzo che sta giocando al gioco di Charlie Charlie incomincia a fare qualche domanda. All'inizio non succede niente, ma poi le matite incominciano a muoversi. A un certo punto però sembra che qualcosa vada storto, infatti le matite si spostano all'improvviso e nella stanza si udono degli strani rumori e una porta incomincia a sbattere in modo violento. Mira. ¿Qué es eso? Puta madre. Qué mierda. Se me pincho este juego. Joder. Il prossimo filmato mostra queste tre ragazze mentre attuano il rito di Bloody Mary. Tutte e tre vengono riprese dal padre di una delle ragazze. Questo è ciò che è stato ripreso. Yeah, nothing happened. So, I guess now we know that Mary Worth doesn't like you. Oh, please, come on now. Finito il rituale, le ragazze si girano e incominciano a ridere e a scherzare, ma non si accorgono che dietro di loro una delle candele accese viene spostata da una forza invisibile. Se posso darvi un consiglio,
Per gioco evitate di fare certi riti, magari evitando anche di dire certe frasi davanti allo specchio, perché qualcuno dall'altra parte potrebbe sentirvi. Probabilmente conoscerete già Chucky, il pupazzo maledetto. La riproduzione che vedete in mano alla ragazza è solo una copia del pupazzo, ma secondo la ragazza ci sono momenti in cui il pupazzo sembrerebbe muovere gli occhi. Questa cosa alla proprietaria sembra non dare nessun disturbo. Questo è ciò che è stato filmato. En el castillo del terror ahí los encuentran bebés. La neta están bien, bien padres y me gusta. Sí, es la luz, bebés. Mentre la ragazza parla del pupazzo, si possono notare gli occhi del pupazzo rivolgersi verso la ragazza. Allo stesso tempo ho notato che anche le labbra del pupazzo sembra che sorridano di più. C'è da dire anche che questo pupazzo non ha un vano batterie, quindi non può muoversi da solo. Non ha nessun meccanismo che gli consenta di muovere bocca, occhi, braccia o gambe. Quindi devo ammettere che questo filmato è davvero impressionante. Il prossimo video mostra questa ragazza mentre fa un filmato per TikTok. La ragazza, mentre stava registrando, ha notato qualcosa di strano. Questo è ciò che ha registrato. Avete notato nulla di strano? Mentre la ragazza si sta filmando, la telecamera riprende lo specchio alle spalle della ragazza, che riflette l'immagine della ragazza, ma la stessa immagine ad un certo punto gira la testa, cosa davvero terribile perché la ragazza, come si può notare dalle immagini, non muove affatto la testa, ma rimane lì impietrita, come se sapesse che qualcosa di paranormale sta succedendo proprio nella sua stanza. Filmato davvero terrificante. Bene ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.